Ciao ragazze e benvenute. Questa mattina, dopo i miei due video un po' differenti, torno a farvi la recensione di un prodotto. Prima di partire con la recensione del prodotto in questione, vi volevo ringraziare per i bellissimi commenti che avete lasciato sotto i miei due ultimi video. Volevo ringraziare come sempre quella che io definisco il mio angioletto custode. Lei sa chi è, non faccio nomi perché lei è riservatissima. È una persona con cui ho avuto proprio pochissimo contatto, ma quel poco contatto con questa persona mi è stato sufficiente per capire che si tratta di una persona davvero speciale, capace di capire i momenti delle persone. Lei con le sue parole ha fatto tantissimo per me. E di questo la ringrazio. Io spero di fare altrettanto per lei con i miei video. Detto questo, proseguo con la recensione del prodotto in questione di questa mattina. Il prodotto che vi voglio recensire è questo. È un siero di filorga, è il Meso Più. Innanzitutto ci tengo a precisare, siccome io ho già recensito forse qualche altro prodotto Filorga o comunque sia nomino spesso l'azienda Filorga, ci tengo a precisare che non collaboro con l'azienda Filorga, non sono pagata da Filorga per recensire i suoi prodotti, non vengo omaggiata da Filorga dei suoi prodotti. Ho spesso molte mini size e campioncini che sono omaggi che mi vengono gentilmente forniti a fronte di acquisti da parte della mia farmacia di fiducia, quindi voglio innanzitutto chiarire questo aspetto. Io Filorga la trovo un'azienda eccezionale per alcuni prodotti, la trovo veramente all'avanguardia ed è un'azienda sulla quale io faccio molto, molto affidamento, anche perché io gran parte dei prodotti che uso per la cura della pelle li acquisto in farmacia o in parafarmacia. Detto questo, passiamo alla recensione. Il siero in questione è questo. Io ho questa size, questa è una size da 10 ml. È una size che io ho avuto in omaggio in un kit che mi era stato regalato per il compleanno. Ne ho avute differenti in omaggio e anche delle bustine monodose che mi hanno permesso di applicare questo siero per circa 25 giorni. Questo è il siero che ho applicato nel mese di settembre e vi spiego perché. Perché è un siero che è a base di acido ialuronico e di retinolo. Io siccome durante il mese di agosto vado molto spesso in barca e sono esposta quindi con più facilità ai raggi solari, evito di applicare qualunque prodotto contenente retinolo in estate. Ho 10 mesi per applicarlo, lo applico negli altri 10 mesi e non lo applico durante l'estate perché il retinolo è fotosensibile. La size di questo siero è 30 ml e il suo prezzo in farmacia è di 60 euro. Dunque, innanzitutto non vi aspettate un prodotto dalla consistenza proprio sierosa liquida.
nel mio ultimo video che ho caricato, forse nel video dove mi preparo oppure nel mio video della morning routine, io facevo vedere proprio l'applicazione di questo siero e avete visto proprio che si tratta di un siero che non presenta la tipica consistenza dei sieri, ma in realtà è un siero che è cremoso. È un siero molto molto corposo, è un siero rughe assoluto, viene definito da Filorga come un siero rughe assoluto, promette una pelle più levigata del 75% dopo un mese. Come mi sono trovata io con questo siero? Allora, innanzitutto è un siero che a mio parere, per quanto io possa essere fissata con la prevenzione delle rughe, con i segni del tempo, ogni volta che mi vedo una cosa, una ruga qua e là, l'ho trovato per la mia pelle troppo. L'ho trovato veramente troppo corposo, troppo sostanzioso. E probabilmente è un siero che non era adatto alla mia pelle, ma probabilmente ancor meno non è adatto alla mia età. Io ho 37 anni, forse questo è un siero per delle donne un po' più mature. Risultava, a mio avviso, talmente corposo e talmente consistente che io alcune volte, ed è successo anche stamattina perché adesso io l'ho finito, ho finito l'ultima applicazione con questo siero qua, io mi scordavo, una volta applicato, io non se, mi scordavo di dovermi mettere la crema, proprio perché continuavo a percepire, a sentire questo siero sulla pelle. Devo dire d'altra parte che però effettivamente leviga la pelle, se avete dei piccoli segnetti li va, per quello che ho potuto vedere io, li va a levigare. È anche vero che io ho una skincare costante, quindi il miglioramento lo noto, ma lo noto diciamo relativamente perché applicando sempre prodotti comunque sia antirughe, curando continuamente la pelle, a un certo punto, a meno che non mi appaia una ruga da qua a qua, non è che io possa vedere nel giro di un mese uno stravolgimento della mia pelle. È vero che è un ottimo siero antirughe. È vero che diciamo le piccole rughe che vedo, che vedevo, risultano levigate. Questo lo devo assolutamente dire per dovere di cronaca. È un prodotto validissimo, è un prodotto che io consiglio, ma è un prodotto che consiglio solo ed esclusivamente a donne mature. Mature nel senso, secondo me è un prodotto che va bene per le over 50. Io un prodotto del genere, sinceramente, per me sulla mia pelle, è troppo. So anche che Filorga è uscita con un nuovo siero. Ora io non so se questo siero è già disponibile o sarà disponibile, ma penso che sia già disponibile perché io giustamente ho il campione e sto provando, quindi penso che sia già disponibile perché era una nuova uscita di Filorga e il nuovo siero si chiama Time Zero. È un siero molto particolare che io sto testando in questo periodo. Ne ho diversi campioncini, ora vedo se ne riuscirò a recuperare ancora qualcun altro prima di comprarlo, perché tra l'altro non so neanche quale sia il suo prezzo, ma penso che sia bella altino, che superi ad esempio il Meso Più, e ha una consistenza completamente differente da questo siero qua, da questo siero, una consistenza molto molto particolare. Quindi
Quindi, tornando alle conclusioni, un ottimo prodotto, ma non va bene per le pelli troppo giovani, quindi per le ventenni non va bene. Non va bene, a mio avviso, neppure per me, non va bene per le ragazze, per le donne della mia età, a meno che non abbiano rughe evidenti, abbiano la necessità di applicare un prodotto veramente, veramente tanto, tanto ricco. Detto questo, ragazze, vi ringrazio. Se avete domande, fatemi pure domande, io non ho nessun problema, come sempre. Sapete che io rispondo volentieri alle vostre domande, rispondo volentieri alle vostre richieste. Se vi fa piacere che io faccia un video particolare, non ho nessun problema a farlo. È mia intenzione fare un po' più di video, diciamo, dimostrativi, applicativi, perché ho visto che hanno avuto un riscontro positivo, quindi evidentemente piace più quel tipo di video ed è giusto che io comunque sia faccia fondamentalmente dei video che sì, fanno piacere a me, ma facciano piacere soprattutto a voi. Vi auguro una buona giornata, un bacio, a presto!